Benvenuti nella nuova puntata delle Orme della Storia. La volta scorsa ci siamo lasciati proprio qui, sotto gli stemmi dei Barberini. Oggi continueremo il nostro viaggio all'interno del bellissimo borgo del castello e scopriremo altri gioielli della storia di questo posto, gli altri stemmi dell'ospedale del Santo Spirito, che arricchiscono gli edifici all'interno del borgo. Cominciamo adesso dallo stemma più antico, che si trova sopra la porta del Caminetto, che è un locale dove si trova il Museo del Mare e della Navigazione Antica, cioè il Museo Civico Archeologico di Santa Marinella. E questo stemma è attribuito al precettore Gabriele De Salis, nato a Savona, frate dell'Ordine del Santo Spirito e precettore dal 1504 al 1505. Fu prima camerlengo legato al Papa Leone X, il quale gli affidò diversi possedimenti dell'ordine, e a Santa Severa fece restaurare ed affrescare il battistero, commissionando le pitture alla scuola di Antoniazzo Romano. È raffigurato anche all'interno del ciclo di affreschi. Lo vediamo infatti nell'abside della chiesa, inginocchiato accanto a Santa Severa, e possiamo notare sul suo abito la doppia croce del Santo Spirito, il simbolo dell'ordine. Continuando il nostro viaggio in ordine cronologico, quindi guardando gli stemmi dal più antico al più recente, il secondo stemma si trova affisso sulle mura del castello di fronte al fontanile del 1791. È uno stemma che appartiene ad Albertino della Rovere, che fu precettore tra il 1508 e il 1513 e che fu nominato anche vescovo di Pesaro da Papa Giulio II. Siamo al centro adesso del cortile della torretta, sempre all'interno del borgo del castello di Santa Severa, e sulla facciata della casa della Bambola, che è un edificio cinquecentesco, possiamo vedere lo stemma di Alessandro Guidiccioni da Lucca, precettore dal 1546 al 1552, che fu anche vescovo di Ajaccio. Ed eccoci di fronte allo stemma di Teseo Aldovrandi di Bologna, precettore dal 1575 al 1582 e fratello del celebre scienziato naturalista Ulisse Aldovrandi. Il suo stemma si trova ora affisso sulla facciata della Manica Lunga, granaio della fine del 1600. Ci siamo spostati e troveremo un altro gioiello della storia del Santo Spirito all'interno del castello di Santa Severa. Ci troviamo di fronte alla Casa dei Somari e possiamo notare lo stemma di Giovanni Battista Ruini di Bologna, monaco certosino, precettore dal 1582 al 1588. All'interno del castello esiste anche un altro stemma, sempre del Ruini, ma si trova all'interno del borgo, in fondo, sull'arco d'ingresso alla rocca. Quello che state vedendo è lo stemma del precettore Agostino Fivizzani, che si trova affisso all'esterno, sulla facciata della chiesa dell'Assunta, all'interno del borgo del castello di Santa Severa, che per il momento è chiuso al pubblico. Quindi si tratta del sesto stemma in ordine cronologico. Siamo arrivati adesso allo stemma numero 7, che è lo stemma del precettore Sallustio Tarugi, vescovo di Montepulciano, precettore dal 1594 al 1600 e fu nominato anche arcivescovo di Pisa. Fu lui a terminare la costruzione della chiesa dell'Assunta, iniziata dal suo predecessore Agostino Fivizzani. Allora, lo stemma che state adesso vedendo sul secondo arco del castello appartiene a Cesare Racagni di Brisighella, precettore dal 1630 al 1632. Fece seguire molti lavori qui all'interno del borgo in onore della venuta di Papa Urbano VIII, il cui stemma è ancora visibile sul portale d'ingresso del castello. Allora, quindi a sinistra dell'ingresso al cortile delle Barrozze, e quindi accanto allo stemma del precettore Tarugi, possiamo vedere lo stemma del precettore Antonio Dondini di Bologna, precettore del Santo Spirito dal 1654 al 1660.
Abbiamo iniziato il nostro breve viaggio partendo dallo stemma di Papa Urbano VIII di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Quindi concluderemo oggi il nostro viaggio con il secondo stemma papale qui all'interno del borgo, che è quello di Papa Innocenzo XII della famiglia Pignatelli. Il Papa visitò il castello nel 1696 e in ricordo di questa visita venne affisso questa bellissima iscrizione con lo stemma della famiglia Pignatelli. Si riporti a perpetua memoria il ricordo della benignità del Santo Pontefice Innocenzo, il quale, diretto nell'interesse comune a Civitavecchia, dopo aver provveduto con la sua munificenza ad un pranzo, allegramente qui sedette a mensa e, deposta momentaneamente la maestà sua, riposò tranquillamente. Le vicine contrade plaudano senza invidia a sì grande benevolenza. Anno 1696. Quindi era l'anno 1696, l'11 maggio, e questa iscrizione ci descrive un attimo di relax trascorsa dal Papa all'interno del nostro castello. Le nostre orme si fermano qui, quindi vi diamo appuntamento per la prossima puntata. A presto!